Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché iniziamo a completare i nuovi dungeon che sono stati inseriti per l'appunto all'interno del gioco e partiamo con quelli un po' più semplici, mettiamola così, ovvero i Criterion Dungeon. Criterion Dungeon, che in questo caso viene rappresentato dalla Mithril Mine o dalla Mithril Cave, in base a come siete abituati a nominarla, dove abbiamo nell'area numero 1 il boss finale di Rud e invece nell'area 2 il boss finale con la coppia di Elena e Rud. Tra l'altro Elena bellissima, se la fanno così nel remake è veramente una dea, letteralmente. Ma andiamo con ordine. Ovviamente in questo video vi allegherò le run dell'area 1 e dell'area 2, ma qui ovviamente vi andrò ad illustrare i setup che sono andato ad utilizzare in entrambe le run. Piccola postilla che vi faccio già adesso inizio video: l'area 2 fate molta attenzione a come combattete, soprattutto il boss finale, e vi spiego dopo il perché. Cominciamo con l'area 1. L'area 1 è comunque molto semplice. L'area 1 abbiamo soltanto tre boss, abbiamo Reno, Elena e infine il boss finale di Rud, dove appunto Reno lo conosciamo già benissimo, sappiamo come funziona e non c'è molto da dire. Fastidiosa la piramide all'inizio, però se si riesce a breccare ovviamente non si subiscono neanche tanti danni. Elena invece attacca subito con un attacco istantaneo che è la granata, dove praticamente vi attacca subito, e poi dovete fare attenzione quando vi attacca successivamente perché potrebbe infliggervi confusion e quindi impedirvi praticamente di fare danni con i vostri personaggi. Infine abbiamo Rud, che fondamentalmente parlando, combattuto da solo non è un grosso problema, ma combattuto in coppia con Elena può essere una bella rottura di scatole, perché la meccanica del combattimento di Rud ed Elena insieme, che si vede comunque nell'area numero 2, deve essere affrontata in un certo modo, perché altrimenti si rischia di perdere troppo tempo. E ovviamente non si riesce ad ottenere il grado S e di conseguenza non soddisfare tutti gli obiettivi. Io infatti vi allegherò comunque la mia run blind, dove praticamente non sapevo di questa meccanica, e poi invece vi faccio vedere il secondo combattimento, dove sapendo ovviamente quello che c'era da fare, vi faccio vedere qual è il modo migliore per rushare ed eliminare entrambi senza troppi giri di parole. Ovviamente Rud è comunque molto duro, perché riesce ad entrare in una stance dove praticamente diventa una sorta di tank incredibile, quindi dovete fare attenzione e dovete fare comunque dei bei danni prima di farlo entrare in quella stance, perché altrimenti rischiereste di perdere troppo tempo. Le info della missione sono ovviamente tutti i personaggi in vita, sconfiggere il Cactuar, che vi farò vedere ovviamente dove si trova, e poi ottenere uno score di tipo S per tutti quanti i nostri avversari. La mappa è questa. Noi praticamente spuntiamo da questa parte centrale. Qui sulla destra abbiamo Reno e qui sopra sul cucuzzolo praticamente abbiamo il Cactuar, quindi qui è dove affronteremo il Cactuar. Successivamente affrontiamo Elena e poi nella parte ovest abbiamo praticamente la parte finale, dove abbiamo Rud come boss che per l'appunto ci aspetta, quindi un dungeon molto molto semplice. Con quale formazione sono andato? Questa è la formazione con la quale ho affrontato questo primo, diciamo quest'area 1. Mi sono divertito un po' a fare i setup, perché ho fatto un setup misto, in realtà, anche se non ne avevo bisogno, ma ho voluto provare un setup misto, dove ho fatto praticamente Sephiroth attaccante magico fisico con Wing Edge come arma principale e arma vento, Dark Heaven come seconda arma, Barret che ovviamente al solito mi potenzia Sephiroth tramite il buff magico, e poi ho messo una riduzione di difesa fisica per i nostri avversari, che comunque non fa un granché, e poi praticamente Cloud, che invece l'ho praticamente utilizzato come ibrido tuono-fuoco per cercare di vedere un pochettino come poter gestire i suoi danni.
Cloud potete tranquillamente utilizzarlo full fuoco, in realtà. Io ho voluto provare tuono fuoco per dargli magari quella spinta in più, però potete tranquillamente utilizzarlo full fuoco se lo possedete con ovviamente tutte le armi nuove che sono uscite praticamente nei vecchi banner. Come statistiche, come potete vedere, Sephiroth è equilibratissimo tra attacco fisico e attacco magico, 2008 e 2007 che sinceramente parlando non fanno schifo, peccato per i pochi HP, ma essendo comunque un Criterion Dungeon ed essendo l'area 1, 6000 HP sono più che sufficienti, quindi non mi sono concentrato più di tanto negli HP. Materie ovviamente che mi aumentano tutte quante le statistiche, e poi arma principale e secondaria, arma principale ghiaccio per Reno, arma secondaria invece vento per Rud, cosa che poi ovviamente non verrà utilizzata perché i danni ghiaccio saranno comunque più alti della debolezza vento, quindi potete tranquillamente buildare Sephiroth full ghiaccio se ce l'avete ghiaccio, perché tanto diciamo che il mio esperimento non è stato tanto riuscito. Come sub-weapon, proprio per permettermi di avere diciamo una sorta di vicinanza con le stats e avere comunque anche un buon Sephiroth come attaccante fisico barra magico, ho messo praticamente il collare di Red della Hell House che aumenta HP e difesa fisica, e poi la Bold Eagle e la Falchion di Zac che mi aumentano l'attacco fisico, uno è il ghiaccio e uno è il vento. Infatti se potete vedere abbiamo un boost magico e boost fisico portato a 6, il boost ghiaccio portato a 6, mentre invece purtroppo il boost vento soltanto a 2 livelli, quindi diciamo niente di così eccezionale purtroppo, però ci ho voluto provare, ho detto vediamo un po' se funziona e vediamo un po' come va, però purtroppo i doppi elementi, a meno che si abbiano armi maxate o comunque armi incredibilmente forti, non è consigliabile almeno dal mio punto di vista. Barrett ovviamente full support, 7600 HP ben abbondanti, 1800 in healing che è l'unica cosa che mi interessa, sub weapon, aumento HP e difesa magica, healing, difesa magica, che qua di difesa magica c'è veramente poco, però era l'unico modo per poter aumentare gli HP e quindi va bene così. Mentre invece per quanto riguarda Cloud ho spinto tantissimo nell'attacco fisico, 3500 che ovviamente viene dato dalla Murasame insieme in combo ovviamente con la nuova arma di tipo fuoco, vestito Arcanum fuoco perché ovviamente qui mi serviva accelerare un pochettino e comunque fare più danni fuoco essendo Elena debole per l'appunto al fuoco, boost fisico 7, boost tuono e fuoco 3. Anche perché come armi ho messo praticamente l'arma di Sephiroth nuova, che mi dà ovviamente boost fisico fuoco, la Buster Sword che mi dona attacco a magico fisico e HP, e poi l'arma di Barret della Hell House che mi aumenta HP e difesa fisica, quindi diciamo che bene o male mi sono equipaggiato al meglio. Detto ciò, vi faccio vedere anche l'area numero 2, così poi vi lascio direttamente alle run che ho fatto sia dell'area 1 che dell'area 2. Dell'area 2 invece che cosa bisogna dire? Bisogna dire che i nemici in questo caso sono sempre tre boss, ma compresi anche da coppie. Abbiamo Reno che comunque uguale all'area 1, quindi molto semplice da buttare giù, molto semplice da counterare. Darkstar e Rufus, dove Darkstar ovviamente è debole al ghiaccio, Rufus non è debole a niente, però una volta eliminato Darkstar, shottato Darkstar, Rufus diventa completamente diventa praticamente un agnellino. Mentre invece da sottolineare la meccanica di Rud ed Elena insieme. Rud ed Elena insieme possono essere fastidiosi, e dato che comunque qui gli obiettivi sono ottenere praticamente lo score S di tutti i combattimenti, dovete fare attenzione a come affrontate Rud e Elena. Non eliminate Elena subito, anche se Elena è debole a fuoco e Cloud con il nuovo setup fuoco la scioglie, perché letteralmente la scioglie, non dovete buttarla giù subito. Cercate di fare più danni possibili e tenetela con pochi HP. E concentrate tutto il vostro fuoco su Rud, perché nella seconda fase vi ricordo che Rud diventa praticamente un tank pazzesco, quindi cercate di mantenere gli HP bassi di Elena, anche se poi utilizzerà una pozione per curarsi, ma non è un problema, può tranquillamente curarsi, tanto ripeto, con Cloud praticamente la sciogliete, se avete Cloud o qualsiasi personaggio fuoco Elena la sciogliete, quindi non c'è problema.
E concentrate il vostro fuoco su Rud. Cercate di fare più danni possibili su Rud. E addirittura, se riuscite, fatelo fuori. Se lo fate fuori prima che possa mettersi, diciamo, in stance da tank, guadagnerete un sacco di tempo. È difficile, perché comunque lui appena perde tot HP passa automaticamente in quella fase, però se riuscite tramite summon o comunque in generale tramite danni a portarlo praticamente KO, risparmierete un sacco di tempo. Le info sono tutti i personaggi in vita, aprire le rare chest, le chest rare, e fare e sconfiggere tutti i nemici con il grado S. Questo è un obiettivo abbastanza difficile, soprattutto per colpa di Reno e Rud, che se non li affrontate nella maniera corretta, purtroppo non riuscite ad ottenere lo score sufficiente. Per quanto riguarda la mappa, qui è molto più semplice rispetto a quella di prima, perché è praticamente un corridoio. Come potete vedere, vabbè, qui ora non me lo segna aperto, ma ovviamente io li ho aperti tutti i forzieri. Questi sono quelli rari, vi ricordo che quelli bianchi sono le chest rare, mentre abbiamo sotto Rufus, sopra Reno, e poi successivamente abbiamo qui l'altra rare chest, è il combattimento con Elena e Rud. Quindi un dungeon veramente molto 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 lineare, non ci si può perdere, non ci sono cactuar qui da cercare, quindi potete tranquillamente aprire le chest e andare dritti verso il vostro combattimento. Detto ciò, vi faccio vedere ovviamente il team con il quale ho affrontato il, diciamo, l'area 2, che non è, che è praticamente lo stesso, solo un po' modificato. Infatti, come potete vedere, ho switchato praticamente la stance totale fuoco su Cloud. Su Bart invece ho messo praticamente la Heavy Hoser per fare qualche danno in più, visto che comunque la riduzione della difesa fisica non mi serviva a niente. E con Sephiroth invece ho inserito la Mithril Sword semplicemente per incrementare un po' le mie stats. Niente di che. Sephiroth deve soltanto fare danni, però visto che mi serviva magari un po' di HP, un po' di stats in più, ho deciso di mettere quest'arma. Fate attenzione all'intelligenza artificiale, perché la deficienza artificiale in questo caso vi spammerà l'attacco di stance difensivo quando ovviamente il Rud inizierà a pomparsi. Quindi potreste incappare in una deficienza artificiale che continuerà a pompare Sephiroth quando a voi in realtà non vi serve, ma serve soltanto fare danni. Con Barret ovviamente curate all'evenienza, portate tutte le summon per riuscire a fare un ottimo DPS, soprattutto quando Elena si debuffa, perché Elena praticamente prima vi attacca e poi si debuffa da sola, quindi riuscirete in un modo o nell'altro a fare più danni, e poi concentrate tutto il vostro fuoco su Rud. Ovviamente lo vedrete all'interno della run, quindi io non mi perdo più in chiacchiere, vi lascio alle mie run, giusto per farvi vedere come ho affrontato io il dungeon. Spero che al solito il video possa esservi utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye. Thank you.
速やかに退去を行います。
Duda. どうだ。